Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia. Sì, Sezione farmacia. qualcosa di medicinali, Ma medicinali. perché noi non ci facciamo mancare niente Qualsiasi dalla cosa assurda, grande qualsiasi cosa. dall'aeroplano allo Strepsil? Beh, è una roba seminuova, come mai facciamo vedere una cosa? Allora, non è così seminuova perché se tanto mi dà tanto, qui leggiamo che a parte costa 8.000 lire. E già questo lo pone prima. Già ha una scadenza nel 2005, tenendo presente che le scadenze dei farmaci non sono proprio di pochi mesi, potrebbe essere dei primi anni 2000. Eh Forse anche prima, perché se il prezzo è 8.000 lire, vuol dire che è sì. prima del 2000 o sì, 99-2000. Sì, quindi comincia ad avere 25 anni. Ma non è che l'avremmo fatto per tutti i farmaci scaduti, perché sennò diventeremo una colonnina dove si vanno a depositare, andremo lì a cercare Ci manca solo quello. Ok, ma è perché è lo Streptozil, che sinceramente non so se esiste ancora, ma non credo in questo formato. C'è chi non se lo ricorda. Quel barattolino di polvere magica che ti guarisce le ferite più infette e schifezza è veramente. Lo apro anche se appunto non funzionerà molto. Io me lo ricordo che sì, schiacciando faceva un po' da pompetta e spruzzava questa polvere. E in questi casi il briciolo di storia interviene per fermare il tempo. Anche, cioè, bello, sarebbe stato bello avere uno degli anni 70. E mi dispiace, Non ce si l'ho. buttano i farmaci scaduti. E questo però ricorda quello precedente e soprattutto ci accompagnerà nel futuro. Questa visione di briciolo di storia, questo suo ricordo. Perché ripeto, io ricordo, cioè, quando aprivi l'armadietto dei medicinali, perché poi questa si buttava. Fa niente, quando scade, scade, non è un problema. Saggia decisione. Perché poi si rovinava e tutto. Ma questo io me lo ricordo lì. C'erano le bende, Sì. l'acqua ossigenata, che poi alcol, a volte ti davano fuoco alle ferite con l'alcol direttamente, le siringhe che servivano sempre siringhe, che a te tanto piacciono, il Lasonil, L'Asonil, no, 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 esatto. ce l'abbiamo E no, il l'Asonil. Lasonil non ce l'abbiamo, ma ce lo procureremo. E poi questo era lì. Insieme, no, come si chiama l'altro, quello rosso, disinfettante rosso? Mercurio cromo. Mercurio cromo, mercurio Mercurio cromo. cromo, non mancava mai. E poi questa. Questa qui. Questa era assolutamente strepitosa. Ah, c'è andata anche sotto. Assolutamente Ma strepitosa. la domanda è, tu dici in maniera un po', come si può dire, poco delicata, che i farmaci scaduti si buttano. Sì, in farmacia. Sì. È un peccato buttare le cose, noi teniamo a tenerle in generale, Ah, anche giusto. Allora, noi abbiamo delle zone di decantazione. Cioè, come sono cose nuove che sono uscite ieri, tipo scatole di pasta scadute ieri, che noi teniamo per poi fare i video tra 40 anni. Questo ma intendi? sì, perché Cioè. però in effetti se tu dici in questo modo un po' brutale i farmaci scaduti si buttano, come mai questo c'è ancora? Perché questo è A un po' voi l'ardua scaduto. risposta? Perché abbiamo gli antri in cui le cose si perdono e No, scadono. era in una delle scatole medicinali, in fondo, non è che tutti i giorni tu vai a No, vedere. certo, sono passati solo 25 anni. Non è che tutti i giorni vai a vedere i farmaci Va scaduti. Chissà bene. che cosa usi per la tua cura. Non abbiamo detto che è un antibiotico cutaneo. A parte che chiudeva le ferite, certo, la polverina, andava ad Polverina, ma asciugare. le disinfettava veramente, le annientava tutti i batteri. Quindi, se avete usato Streptozil, Sulla fateselo ferita sapere. va O se benissimo. ci vuole contattare la. Chi lo fa? Boh. Va Non so. bene, ok. Saranno Accettiamo soldi. benissimo un dono Pubblicità, di sì. Streptozil oggi Nuovo, sì. nuovo e poi facciamo dei tagli e li curiamo per vedere Va come bene, funziona. salutiamo tutti i nostri poveri Paul Lovers. Alla prossima, ciao.